La cazzina, siamo all'acquario. Eh sì. Ci siamo arrivati. Ehi, hey Alice. Ehi. Vuoi accarezzarla? Non morde. Sì, visto. È finito. Adesso puoi entrare se vuoi. E ci sdraierà senza un braccio, sicuro. È andata bene? Sì, per fortuna. Ehi. Sono dei bambini. Lo so. Che ci è successo? Forse abbiamo smesso di cercare la luce. Già, look for the light. Vado a vedere come sta. Ok. Poraccia. Qua viene veramente mostrata su un piatto d'argento la crudeltà di Ellie. Eccoci, ancora all'acquario. Ah, è il flashback questo. Questa è Abby da bambina. Eh sì. Proprio veloce però, eh. Sempre nell'era flashback. Allora, la porta è di qui. Né di qua. Questo. Suo padre. Fine del flashback. Era un sogno, per forza. Si è il giorno 3. Ci sarà il confronto con Ellie alla fine, per forza. Owen, sono io. Ma va, che brutta me la fame. Che ci fai sveglia? Stavo cambiando le garze a Yara. Incredibile, già in piedi. Le iene non scherzano. Perché stanno litigando? No, vaffanculo, Yara. Io non ti lascerei mai. Lev vuole restare a Seattle. Sempre più grosso il pancione.
Mowen li ha invitati a Santa Barbara. È tipico di Owen. Ormai l'avrei convinto a non partire, giusto? In realtà vado con loro. Cosa? Ma non se vieni tu. Cosa? Lui si sarà anche bevuto la tua sceneggiata. Però io no. Di che sceneggiata stai parlando? La grande assassina di Iene cambia idea e si converte. Non c'entra Owen, vero? Senti, ho fatto degli errori. Tu sei solo una stronza, Abby. Lo sei sempre stata. Non sei cambiata. Non sei cambiata. No, non sei cambiata. Vuoi aiutare quei ragazzi? Si meritano di essere aiutati. Prima di rovinarle. Oddio, questa frase mi sa che... Questa frase ce la ricorderemo per un bel po' di tempo, ragazzi. Abby. Bella maglia. Stai... Col castoro. Stai bene? Il tuo braccio va un po' meglio di stamattina. Lev si è convinto. Lo farà. Mi potresti aiutare a cercarlo? È abbastanza agitato. Certo. È corso via di qua. Allora andiamo da Lev. Owen combina guai. Owen combina guai. Lev, torna qui per favore. Perché Lev non vuole andare a Santa Barbara? È preoccupato per nostra madre. Per cosa le succederà a causa nostra. E fa bene? No, ora deve pensare solo a salvarsi. Cosa rischia tua madre? Cosa rischia la Juve? Sono chiamati a espiare i peccati dei figli. Ma lei è molto devota. Non avrà problemi. Esiste un modo? Medusa e quadrifoglio della caverna dei riflessi. Un nome più lungo? Questo è certo. Ma non so cosa potrebbe fare a Lev. Lev! Lev, mi dispiace! Lev, vieni fuori! Lev! 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 Guarda, chissà se l'ha visto. Lui adora gli squali. Adora gli squali, ma odia l'oceano. Ti ha raccontato molte cose. Sì, la paura di morire fa miracoli. Sei stata coraggiosa. Non direi. Lo senti? Lev! Ehi, sei qui. A giocare con i bambini. Tranquilla. Alice. Vuole solo giocare. Ehi, bella. Cos'hai lì? Non... Forse c'è, i cani massacrano le iene, quindi è ovvio che c'ha paura, no? Ah, c'ha giocato col cane, ho capito. Dai, prendilo. Un giocattolo sonoro. C'ho nulla da prendere da fare. Ma posso aprire la porta? No. Forse ha ancora voglia di giocare. Ok, un'altra volta. Sì, veloce. Ah!
Ah, l'ho piantato lassù. Aspetta, c'è il bug. Vuoi provare? Non credo sia una buona idea. Ma perché? Ma vai, cazzo. Non proverà a mordermi, vero? No, promesso. Posso rifarlo? Lei non chiede altro. Bello è che le motion capture sono state fatte con dei cani veri. E anche gli abbai sono... Vabbè, gli abbai sono sempre veri, però... Dettagli. Muoio. Continuiamo a cercarlo. Appunto. Dai, apri sta porta. Ogni volta questa stanza è sempre diversa. Lev! Perché fa così? Pensi sia possibile che convinca tua madre? Se l'avesse visto in quel modo, l'avrebbe strangolato a mani nude. Che cosa ti ha detto? Beh, non molto. So che alcune persone lo chiamano Lily. Per molto tempo non riuscivo a capire perché volesse mettere in dubbio le leggi, le tradizioni. E quando mi rivelò i suoi veri sentimenti, io gli risposi di tenerli nascosti. No, si stronza. Perché speravo fosse solo una fase. Mi è sembrato sereno per un po'. Ma poi si è rasato i capelli. Come fanno gli uomini. Era un suicidio. E siete fuggiti. Prima l'ho insultato. L'ho colpito. Dio, che stupida. E io ho un'idea. Lo tiriamo su di morale. Con cosa? Vieni. Con le palline? Poi sembra più un maschio Abby di Lev, però dettagli. Perché si è deciso proprio ora? A rasarsi, intendo. La settimana scorsa ha conosciuto il suo ruolo. Voleva essere un soldato come me, ma la comunità l'ha offerto in moglie a un anziano. Cosa? Tradizione. Povero Lev. Dov'è Santa Barbara? È in California. Dov'è la... Ignorante. Sì, ecco, vedi... Qui c'è Seattle. E... Questa è Santa Barbara. E la nostra isola? È troppo piccola, ma sarebbe qui. È lontana. Già. Bene. Giù non si va, ma si va da laggiù. No, scherzo. Allora si fa così. Deve essere rimasto qualcosa qui in giro. No. Queste magliette non sono granché. Se le prendi si strappano, tipo subito.
la pallina di neve della Cassandra Gieco. Bellissimo. Vedi qualcosa che ti piace? No. Non c'è nulla. Pellicano mio. Nemo. Perché non è accessibile di qua? Perché è di ferro. Fantastico. Ah, di qua siamo scesi? Sì. Vabbè, almeno questo è il capitolo chill. Poi dopo... sicuramente la prossima ricominceranno i problemi, garantito. Peccato che non so dove mettere mano. Ah, c'è il baby shark. O squalo piccolo. Squalo piccolo. Squalo piccolo. Squalo medio. È perfetto. Me l'ha torto, sai. Sei una bella persona. Non mi conosci. Adesso sei lasciata influenzare, vabbè, lascia perdere. Abby, la smetti di rubare la mia roba, ti prego. Scusa, non sapevo che tutto nell'acquario fosse tuo. Sì, beh, il mio acquario, le mie cose. Scherzavo, serviti pure. Tu no. Hai visto Lev? Sì, là nel corridoio. Posso parlarti? Ti raggiungo. Quanti problemi. Non ha capito che scherzavo. Non ci so fare. Già. Tu vai forte invece. Allora... vieni a Santa Barbara, vero? No, non posso. Perché? Lo sai perché. Senti, troveremo un modo. È troppo tardi. No, no, non è vero, lo so. Lo so che è un vero casino. Lo so. Ma possiamo essere felici. Ho capito. Ci è andata sola. Nessuno ce lo impedisce. Sentito. Che è successo? Piove. Lev, torna indietro! Partito da solo, se ne ha cogliona. Facendo? È andato a cercarla. Cercare chi? Sua madre. Lei lo ucciderà, Abby. La barca è pronta. Non ancora. Quanto tempo ti serve? Una settimana. Qualche ora. Cazzo. Lo raggiungeremo con una delle barche al porto. Ehi, l'ho appena operata. Sto bene. È l'unico modo. Vengo anch'io. Owen! Stanno andando sull'isola. Appunto. Non posso farla andare da sola. Sì, invece. Posso aiutare? Sì. Restando qui, aggiustando la barca. No, perché da sola? Yara, andiamo. Ah, ok, vanno in due. Ha senso adesso. Vabbè, allora andiamo all'avventura. Eccoci. Bel tempo proprio, eh. Ecco il porto.
Come stai? Tutto bene. Ok. Ok. Ufficiale. Ok. Seattle Day.